Abbiamo visto che per avere una corrente di conduzione stazionaria, cioè costante, in un conduttore, è necessario che nel conduttore agisca un campo elettrico e come questo campo elettrico sia ottenuto applicando una differenza di potenziale ai capi del conduttore. Per sostenere nel tempo una corrente stazionaria in un circuito chiuso, quindi affinché questa corrente rimanga costante per un tempo prolungato, è necessario disporre di un dispositivo che sia in grado di mantenere costante ai suoi capi quella differenza di potenziale che serve per creare il campo elettrico. Questa è che quindi fornisca attraverso il campo elettrico l'energia che è necessaria per il movimento delle cariche elettriche, il movimento che costituisce appunto la corrente elettrica in generale e la corrente stazionaria in questo caso particolare. Un dispositivo di questo tipo prende il nome di generatore elettrico in generale o, per essere più precisi, di generatore di forza elettromotrice o generatore di tensione, i nomi che vedremo derivano immediatamente da ciò che andiamo a dire. Vediamone una rappresentazione. Supponiamo di rappresentare il generatore, quindi con una schematizzazione di questo tipo, un elemento a due terminali, che vengono chiamati anche morsetti del generatore e metallici di un conduttore che possono essere collegati poi a un circuito esterno, ovviamente, e una zona interna dove vedremo avviene la trasformazione di energia necessaria per mantenere presente e costante nel tempo il campo elettrico nel conduttore. Immaginiamo che questo generatore venga chiuso, cioè venga inserito in un circuito chiuso che rappresentiamo in modo molto schematico con queste linee che rappresentano il collegamento, questa linea tratteggiata che indica che il circuito nel quale è inserito il generatore è chiuso, ma non andiamo a rappresentare cosa effettivamente, quali altri dispositivi sono inseriti nel circuito, che possono essere pensati di tipo generico, ma non altri generatori, diciamo, per mantenere il nostro ragionamento semplice e concentrato su questo unico generatore presente nel circuito. Abbiamo detto che il generatore in generale o il generatore di tensione deve essere in grado di mantenere una differenza di potenziale costante alle sue armature. Supponiamo che l'armatura superiore si trovi al potenziale V con A, al potenziale elettrostatico V con A, e che quella inferiore si trovi al potenziale V con B, e quindi la differenza di potenziale che questo generatore è in grado di fornire sia data dalla differenza VA meno VB, e questa sia, come abbiamo detto, costante. Per ottenere questa differenza di potenziale sui capi, il generatore deve presentare degli accumuli di cariche elettriche agli stessi suoi terminali. In particolare, se abbiamo detto che il morsetto superiore, il terminale superiore del generatore è a potenziale maggiore, ci deve essere un accumulo di cariche positive su questo terminale, mentre ci deve essere un accumulo di cariche negative nel terminale inferiore. La corrente elettrica stazionaria, la corrente di conduzione stazionaria, indichiamola con I,
La corrente di conduzione stazionaria è quella proprio determinata dalla presenza del generatore all'interno di questo circuito chiuso, perché, ripetiamolo, ai capi del circuito chiuso viene applicata questa differenza di potenziale VA-VB che fa nascere un campo elettrico che sospinge le cariche convenzionalmente considerate positive lungo il circuito nella direzione che va appunto dal terminale a potenziale maggiore verso quella a potenziale minore, quindi nel verso della freccia indicata qua, che accompagna la corrente. Per completezza di informazione, di solito il terminale superiore può essere anche chiamato anodo e quello inferiore può essere anche chiamato catodo del generatore. Torniamo alla corrente. Sappiamo che la corrente I per definizione è data dalla quantità di carica di Q che passa nel tempo di t attraverso una qualunque sezione del conduttore. E anche questa sia una costante, perché stiamo appunto studiando il caso nell'ipotesi che la corrente sia stazionaria. La corrente sappiamo essere quindi determinata da un movimento di cariche elettriche. Prendiamo in considerazione questa carica elementare di Q infinitesima che si sposta in un tempo dt attraverso una qualunque sezione del conduttore. Schematizziamola sul conduttore come se si trattasse di una particella di Q. Questa particella viene messa in movimento lungo il conduttore all'esterno, sotto l'azione del campo elettrico determinato dalla differenza di potenziale VA-VB applicata ai capi del conduttore. Affinché la corrente sia costante lungo il conduttore, è ovvio che contemporaneamente deve succedere qualcosa all'interno del generatore, perché se questa carica di Q, simboleggiata qua, abbandona il terminale positivo e inizia il suo movimento verso il terminale negativo, è chiaro che una ugual carica di Q deve andare a, diciamo così, a rimpiazzare la carica che si è spostata dal terminale superiore muovendosi all'interno del generatore. Quindi sulla carica di Q esterna agisce il campo prodotto dalla differenza di potenziale VA-VB. All'interno del generatore, affinché questa carica di Q si muova e passi dal terminale inferiore a potenziale inferiore VB verso il terminale a potenziale maggiore VA, deve ricevere l'energia necessaria per compiere questo movimento. Allora, noi sappiamo che a causa della presenza degli accumuli di cariche positive e negative su due terminali, sicuramente all'interno del generatore deve esistere un campo elettrostatico dovuto appunto alla presenza di queste cariche, indichiamolo con E con S, quindi questo è il campo elettrostatico presente sicuramente all'interno del generatore, così come sicuramente presente all'esterno del generatore, nella direzione che va dal terminale positivo verso il terminale negativo, quindi all'esterno del generatore e con esse è diretto da A verso B lungo il circuito. All'interno del generatore è ancora diretto da A verso B, però all'interno appunto del generatore. Vedete che questo campo contrasta il movimento che stiamo ipotizzando della carica di Q dal terminale B verso il terminale A, perché è opposto. Quindi
Affinché questa DQ possa muoversi in quella direzione, deve essere presente all'interno del generatore un altro campo, chiamiamolo E con M, vinca, diciamo, l'azione del campo elettrostatico e consenta a questa carica di spostarsi da B verso A, acquisendo l'energia potenziale pari alla differenza di potenziale appunto presente fra le armature. Questo campo, che necessariamente deve essere presente all'interno, prende il nome di campo elettromotore. Quindi, ricapitolando, all'interno del generatore deve essere presente un campo elettrico risultante E dato dalla somma di E con S, campo elettrostatico, più E con M, campo elettromotore. Definito quindi il campo totale che agisce all'interno del generatore, abbiamo che la carica DQ, alla carica DQ che si sposta dal terminale B verso il terminale A, deve essere fornita l'energia necessaria per farlo, e questa energia è pari al lavoro che si compie contro l'azione del campo elettrostatico per far passare la carica dal potenziale inferiore VB verso il potenziale superiore VA, e quindi per fargli compiere un salto di energia potenziale pari appunto a VA meno VB. Viene introdotta a questo punto una quantità che viene chiamata la forza elettromotrice del generatore, e viene indicata come FEM, forza elettromotrice del generatore, e la si definisce uguale proprio al lavoro compiuto dal campo elettromotore per spostare la carica unitaria dal terminale B verso il terminale A, quindi da quella potenziale inferiore verso quella potenziale superiore, calcolato al solito dal prodotto scalare E con M N di L, dove di L ed N dipendono dal percorso che possiamo ipotizzare seguito dalla carica DQ all'interno del generatore. Quindi la forza elettromotrice rappresenta il lavoro fatto dal campo elettromotore E con M per spostare la carica positiva unitaria dal morsetto negativo al morsetto positivo. Quindi lavoro compiuto dal campo elettromotore per spostare la carica unitaria da B verso fino ad A. E questa è la definizione di forza elettromotrice. Nonostante il suo nome, la forza elettromotrice non è una vera forza, ma abbiamo detto che sì, che è pari a un lavoro, quindi è un'energia. In particolare, nel nostro caso, è un'energia per unità di carica. Quindi la forza elettromotrice ha unità di misura che è energia, quindi joule diviso coulomb, che sappiamo essere pari a volt.
L'unità di misura della forza elettromotrice, vedete, il volt, uguale a quella del potenziale elettrostatico, anche se le due grandezze, anche se strettamente correlate fra loro, vedremo adesso anche il perché, in realtà sono concetti diversi. Vediamo adesso operativamente come potremmo calcolare questa forza elettromotrice che qua è espressa da questo integrale. Per fare questo, poniamoci in una situazione sperimentale abbastanza semplice, nel senso che riprendiamo il nostro generatore e lo lasciamo però in questo caso aperto. Quindi in questo caso il generatore si è aperto. Aperto cosa significa? Aperto significa che, come vedete, i suoi terminali non sono collegati ad un circuito esterno. Il generatore, oltre che essere aperto, si è anche in equilibrio. Cosa significa che il generatore è in equilibrio? Significa che in queste condizioni il campo elettromotore sia uguale al campo elettrostatico all'interno del generatore, cioè riprendiamo la rappresentazione, come ho detto, che all'interno del generatore agiscono due campi, il campo elettrostatico dovuto alle cariche accumulate ai terminali del generatore e un campo elettromotore responsabile della cessione di energia alla carica unitaria per spostarla dal terminale inferiore a quello superiore quando il generatore è chiuso, è all'interno di un circuito chiuso e mantiene costante la differenza di potenziale ai suoi capi. In condizioni di equilibrio dobbiamo avere che E con M sia uguale a E con S. Quindi questa è la condizione di equilibrio. Se è rispettata la condizione di equilibrio, le cariche elettriche all'interno del generatore sono ferme perché complessivamente non agisce un campo, essendo E con M e E con S uguali come modulo, come intensità, ma quindi le indichiamo così, ma opposti come verso, quindi qualunque carica all'interno del generatore complessivamente in equilibrio perché il campo applicato complessivamente è uguale a zero, quindi le cariche sono ferme all'interno del generatore. Applichiamo la circuitazione del campo E lungo una qualunque linea chiusa che passi attraverso il generatore. Scegliamo una linea chiusa, ad esempio questa, orientata per andare da A verso B, dal terminale a potenziale maggiore verso il terminale a potenziale inferiore, e calcoliamo questa circuitazione. La circuitazione lungo la linea chiusa L del campo è, in questo caso, siccome i due campi che compongono E con M ed E con S sono
presenti solo all'interno del generatore, quindi la circuitazione lungo la linea chiusa sarà diversa da zero solo tra A e B, quindi questa circuitazione sarà uguale all'integrale da A a B del campo elettrostatico più la circuitazione sempre da A a B del campo elettromotore. Se osserviamo il termine, il secondo termine di questa espressione, vediamo che questo non è altro che la definizione di forza elettromotrice, però cambiata di verso e quindi di segno, perché la forza elettromotrice era per andare da B verso A, dal potenziale inferiore verso quello superiore. Qua invece andiamo da A verso B, dal superiore verso l'inferiore. Ora, essendo i due campi E con S ed E con M uguali e contrari all'interno del generatore, è chiaro che questa somma deve essere uguale a zero perché uno è il contrario dell'altro. Quindi possiamo riscrivere la precedente mettendo in evidenza questa uguaglianza. Quindi che l'integrale da AB del campo elettrostatico deve essere uguale, quindi abbiamo detto questo lo portiamo al secondo membro, verrebbe col segno meno, ma poi cambiamo di nuovo di segno e integriamo da B verso A per ottenere poi l'espressione della forza elettromotrice, quindi il primo integrale relativo al campo elettrostatico è uguale a quello relativo al campo elettromotore e quindi per definizione l'integrale di linea del campo elettrostatico per andare da A a B non è altro che la differenza di potenziale VA meno VB e l'integrale per andare da B a A del campo elettromotore dell'integrale in linea del campo elettromotore non è altro che la forza elettromotrice. Quindi vedete, questa è la relazione fondamentale che stavamo cercando per calcolare e definire chiaramente il valore della forza elettromotrice, e la forza elettromotrice risulta essere uguale alla differenza di potenziale presente ai capi del generatore quando il generatore è aperto e in equilibrio. Quindi la forza elettromotrice, la forza elettromotrice coincide con la differenza di potenziale ai capi del generatore aperto. E questo è un modo che rende estremamente semplice la misura della forza elettromotrice e ne chiarisce anche il significato.